Come al solito vorrei che si iniziasse dalla sala, perché, ripeto, non vorrei togliere lavoro ai professionisti, però se nessuno alza la mano, nessuno ha curiosità, io romperei il ghiaccio con le mie solite domande epocali, quindi a questo punto vado dal regista Tony Saccucci e chiedo come nasce, ripetevo, cioè, ve l'avevo avvertito, la domanda epocale, come nasce questo progetto? Sì, guarda, devi schiacciare il pulsante centrale. Grazie. Dicevo, intanto buongiorno. Questo progetto nasce da un'idea di Andrea De Martino, che è l'autore del soggetto e uno degli sceneggiatori più duri, perché per fare lotta continua bisognava essere comunque saldi, diciamo così. E penso che abbia proposto il progetto alla produttrice, che altrettanto saldamente ha deciso di fare questo film che presentiamo oggi, e me l'ha proposto Verdiana, mi ha detto: ma questo film, guarda il libro di Aldo Cazzullo, I ragazzi che volevano fare la rivoluzione, da cui abbiamo preso le mosse sostanzialmente. Io me lo sono letto il libro e non so, poi ho parlato con l'autore del soggetto e dopo un'oretta abbiamo, io almeno ho sciolto la riserva, ho detto sì, lo faccio, perché abbiamo deciso che dovevamo fare un film, sembrerà strano, per i nostri figli, perché era la storia dei ragazzi che volevano fare la rivoluzione e i ragazzi, proprio per antonomasia, in maniera archetipica, se non vogliono fare la rivoluzione in tutte le epoche è un problema. È un problema della modernità, perché dalla rivoluzione francese in poi i ragazzi devono voler fare la rivoluzione. Poi se ci riescono sarà la storia a dirlo, sarà un problema loro anche del futuro. Così nasce il progetto. Benissimo. Domande? No. Allora passo la parola a Verdiana Bixio, che saluto dopo tanto tempo, poi c'è stata la pandemia di mezzo. E Verdiana, come hai accolto questo progetto? Che tipo di problematica hai riscontrato? Perché è un impegno produttivo importante. Ora accendo. Perfetto. buongiorno a tutti, grazie a tutti di essere qui. Tanto volevo ringraziare il Festival, perché essere qui con questo documentario è quello che potevamo auspicarci. Abbastanza conseguenziale, visto il racconto. Insomma, è quello che speravamo, perché appunto è un progetto che ha Torino come casa in qualche modo, e quindi avere un'anteprima nazionale in questa città così preziosa per questo documentario, per me è stato veramente da una parte una sorpresa, perché comunque è un documentario impegnativo da tutti i punti di vista, però è stata veramente un onore, perché quando Steve della casa ci ha invitati ho detto: vedi, allora abbiamo fatto bene a buttarci in questa avventura. E avventura è stata, perché io avevo letto il libro di Aldo 20 anni fa, e come spesso accade per le storie importanti, quando hai 20 anni le leggi in un modo, quando ne hai 40 ha tutta un altro sapore, un'altra intensità, un'altra profondità. Leggi vari strati, no, della storia. E quindi già mi era piaciuto 20 anni fa, però quando l'ho letto, insomma, mi è ricapitato fra le braccia questa volta, ho detto: vedi, è proprio il momento di farlo. Io anche ho 2 figli e spesso si fa un po' la rivoluzione dal divano con i social e si perde un pochino quello che è lo spirito dell'insieme, del gruppo, di far parte di un ideale.
E questo un pochino è quello che mi ha fatto prendere il coraggio di affrontare questa tematica e svilupparlo, scegliere un uomo come lui per dirigere questo progetto, e perché ho sempre pensato che fosse la persona giusta, con un carattere forte, una preparazione storica alle spalle che era necessaria per mantenere il giusto equilibrio, per mantenere la giusta distanza, ma la giusta anche il giusto coinvolgimento. Quindi questo balance è sempre stato uno degli elementi forse più difficili, no? da seguire. E quindi noi all'inizio ci siamo detti, dobbiamo raccontare in modo onesto questa storia per i nostri figli e per quello che mi piace dire, non per dare delle risposte, ma per suscitare delle domande, delle riflessioni una volta usciti dalla visione. E quando ho presentato il progetto alla RAI e subito è saltata on board, io mi sono proprio emozionata, perché ho detto, vedi, allora stiamo andando nella direzione giusta, perché una televisione pubblica, quando i documentari sono adesso in ascesa, hanno grande importanza, produrre questo documentario è un segnale di grande maturità, voglia di raccontare, voglia di essere alti nel racconto. E poi è entrato anche l'Istituto Luce e abbiamo avuto appunto un processo di coinvolgimenti alti, importanti, che appunto ci hanno portato fino a qua, ci hanno portato a conoscere le voci che sono le voci del documentario, che sono personaggi emozionanti, poi magari li nominate certo. Voi altri, e alla fine la RAI ci ha stuzzicato dicendo facciamo una doppia versione. A questo punto la RAI ha la necessità di intervenire, di integrare o di raccontare aspetti che non abbiamo toccato con Verdiana Bixio. Sì, anch'io mi unisco a Verdiana nei ringraziamenti al Torino Film Festival, che mi sembra davvero appunto la sede naturale per presentare questo lavoro, e quindi ringrazio Steve Della Casa e tutto il suo staff. E siamo appunto felici di avere questa proiezione questa sera qui, dicevo adesso con Tony, infatti, che sono molto curioso di quello che potrà essere appunto la reazione del pubblico, perché essendo un documentario estremamente ricco dal punto di vista del linguaggio utilizzato e della presenza di repertori, di filmati, alcuni anche inediti, particolarmente toccanti, e credo che la proiezione sul grande schermo insomma ci regalerà emozioni preziose. Rispetto a invece alla modalità di fruizione che ci riguarda più da vicino come RAI documentari e come RAI in generale, colgo l'occasione per annunciare questa duplice modalità appunto di fruizione che vede la docuserie, perché questo titolo appunto si declina in due formati: il formato della docuserie in 4 puntate da 35 minuti ciascuna, che verrà caricata sulla nostra piattaforma Rai Play a partire da lunedì. Da questo lunedì 4 dicembre, e poi a seguire nel mese di gennaio, che sarà il venerdì 13 gennaio, avremo la collocazione di prima serata su Rai 3 per il documentario, quello che vedrete anche questa sera, della durata classica del formato cinematografico, e che appunto avrà la destinazione di prima serata su Rai 3. Questo perché? Perché come Rai Documentari quest'anno stiamo cercando di sviluppare un discorso di serialità documentaristica, sia attraverso la progettazione di titoli che abbiano appunto una
un formato seriale, cioè che si declinino, si sviluppino su più puntate, e sia anche di creare un appuntamento seriale con singoli progetti one off per la prima serata di Rai 2 e di Rai 3. E quindi dopo una prima serie di documentari di genere true crime su Rai 2, offriamo al nostro pubblico a partire dal 6 gennaio ben 11 documentari per la prima serata di Rai 3, e sono molto felice che Lotta Continua sia appunto uno dei primi, sarà il secondo ad essere appunto destinato alla messa in onda su Rai 3. E rispetto al documentario stesso, che dire, noi siamo stati molto felici di sposare il progetto, perché si iscrive in maniera naturale in quella che è la linea editoriale della direzione Rai Documentari, che è quella appunto di guardare sia al presente sia al nostro recente passato, perché attraverso questo scavo nella memoria della memoria recente del nostro paese si può offrire, a nostro avviso, una chiave di interpretazione anche di quello che è il nostro presente, che è un presente estremamente complesso, frammentato, frutto di una, come sappiamo tutti, di una visibile disintermediazione, no? tra lo spettatore, il cittadino, e quelli che sono invece gli apparati e gli istituti classici che destinati, come dire, a inviare messaggi. Quindi i messaggi sono sempre più numerosi, plurali, ma anche di difficile decifrazione. E il compito, a me piace pensare che il compito di questa direzione possa anche essere quello di andare a colmare questo divario, e offrendo appunto degli strumenti per la riflessione e per la comprensione. Sicuramente questo documentario riesce a centrare questo obiettivo che ci eravamo posti attraverso appunto un linguaggio estremamente strutturato, frutto di un'elaborazione concettuale non banale, perché attraverso anche un utilizzo di musiche, di repertorio molto molto toccanti e con una scelta molto accurata, e riesce, secondo me, a coinvolgere lo spettatore, a portarlo dentro al racconto, eliminando quindi quei filtri che sono la distanza temporale, spaziale, che a volte possono, come dire, rappresentare una barriera in quello che è la fruizione televisiva, che è sempre una fruizione è frutto di minore concentrazione rispetto ovviamente a quella cinematografica. E per cui insomma abbiamo delle aspettative, ecco, per cui cederei adesso la parola al regista. Adesso c'è una domanda, quindi io preferisco prima. Buongiorno, Carlo D'Acquisto, Cinecittà News. A proposito, su quest'ultimo argomento, ci sono nel film diverse sequenze molto intense di montaggio con la musica, e vorrei chiedere in tal senso come ha lavorato sulla ricerca di queste musiche e sul materiale d'archivio. Se c'è stata anche qualche scoperta. Eccomi qua. Sì, chi vuole rispondere? Allora, anch'io mi adeguo al ringraziamento per essere qui, ma al ringraziamento anche alla RAI di aver riscoperto la memoria. Perché l'aggettivo che è mancato, ma lo aggiungerei, è l'importanza di un paese di avere memoria e non raccontata, come in questo caso, soltanto giornalisticamente, ma creando le condizioni proprio di linguaggio che ti portano alle riflessioni. La stessa cosa noi abbiamo voluto applicare per quanto riguarda il commento musicale. Le strade che ci apparivano normali era o un commento musicale nuovo con autori che esprimessero il loro concetto musicale guardando le immagini, come normalmente è, oppure fare una scelta diversa. La scelta del musicista che poteva fare una colonna sonora nuova aveva un rischio di essere molto probabilmente didascalica e quindi di non aggiungere granché se non un suono magari modernissimo,
come si usa fare oggi, ha delle immagini che avevano una poesia completamente diversa. Il suggerimento che io ho dato, ma sposato da mia nipote Verdiana e da Toni soprattutto, che si è trovato davanti a un bivio, ma sarà giusto o non sarà giusto, è stata quella di usare musica di repertorio. Musica di repertorio del nostro catalogo, che è principalmente storicamente noto per i film degli anni 70. Quindi film esattamente di quel periodo e con il sound di quel periodo. Quello che ascoltavano quei giovani era quel sound, poi trasportato nelle colonne sonore di quel tempo da grandissimi autori. La colonna sonora porta le firme da Rustichelli, Gaslini, Morricone, Trovajoli, Maderna, anche un brano mio, e quant'altro. E abbiamo cercato di non essere mai ovviamente invadenti, ma di raccontare anche attraverso la colonna sonora uno spaccato della nostra storia italiana. Io mi piacerebbe pensare che quando sarà disponibile su Spotify, appena uscirà sulle reti, la colonna sonora ti possa, chiudendo gli occhi, far rivivere quel periodo della storia italiana e del cinema italiano. Concludo che vedere questo documentario per me è stato anche in qualche modo istruttivo, perché in quell'epoca io già lavoravo, quindi ho scoperto quanto mi può essere mancato quel momento di rivoluzione, e quindi in qualche modo l'ho sentito arricchente, anche se ormai a tarda età. Quindi un plauso alla forza di voler fare un documentario che non era assolutamente facile fare, a mio parere, senza cadere in contrapposizioni. Grazie. Qualche domanda? Prendo la domanda di D'Acquisto sull'uso, anche con una considerazione sull'uso delle immagini d'archivio, e specialmente dell'archivio Luce. Toni Saccucci è oggi, credo, uno dei più grossi dissotterratori di storie patrie che abbiamo, lo fa molto bene, molto lucidamente con le immagini di archivi pubblici, restituendoci qualche cosa di pubblico che era segreto. In questo caso lo fa con una storia invece piuttosto nota, forse chiarendo, mentre in passato ci restituiva qualcosa di inedito. Allora la domanda, mi riallego, è come ha lavorato con gli archivi, soprattutto con l'archivio Luce, e con il montaggio, con una montatrice come Chiara Ronchini, che è un altro talento molto apprezzabile. Grazie mille. Partiamo dal presupposto che io considero l'archivio audiovisivo alla stessa stregua di un archivio, non so, egizio, no? Nel senso, un documento egizio ha lo stesso valore, con una variante, nel senso che l'immagine crea qualche problema in più. Io mi rifaccio alla tradizione rinascimentale, bruniana, no? Cioè l'immagine ha un potere che probabilmente non dominiamo dal punto di vista razionale, quindi la magia del cinema è determinata un po' da questo, no? Da questa idea già della magia rinascimentale. Per cui l'archivio audiovisivo lo tratto esattamente come dovrebbero trattarlo tutti i documentaristi del mondo, cioè come documentum, no? La parola documentario deriva proprio da documentum. Se uno va sull'enciclopedia e legge che cos'è il documentario, qui è la casa, no, del documentario probabilmente, e c'è questa definizione secondo la quale narrare fatti storici nella loro realtà senza l'uso della fiction, come se la macchina da presa che ha ripreso qualcosa 50 anni fa o 100 anni fa non sia già una finzione. Quando metti uno schermo è già una finzione, quindi la definizione andrebbe rivista. Per cui, a mio avviso, se il documentario deve dire la verità, bisogna porsi una questione potente, cioè la riflessione sulla verità. In questo caso, in Lotta Continua, proprio per la difficoltà, no, che sapevamo esserci da subito, perché con Verdiana abbiamo ragionato tanto
andiamo incontro a un possibile, una possibile lapidazione, diciamo così, no? Evidentemente tutti e due tesi al martirio, ci siamo detti vabbè, proviamo. Però io sono sempre stato lucido da questo punto di vista, cioè per me la verità, soprattutto in questo film, è una sorta di metodo, no? Come insegna già Gadamer, e per cui in questo caso doveva esserci una corrispondenza tra lo scopo e il mezzo. Il mezzo era la parola e l'immagine, e lo scopo è raccontare la storia dei ragazzi che volevano fare la rivoluzione. Quindi in questa corrispondenza, secondo me, c'è la verità di questo film, che forse parla un linguaggio un po' più profondo. Prima mi ha colpito molto il direttore di Rai Documentari, che parlava di una struttura che c'è dietro, no? Noi non abbiamo mai parlato di questa struttura, noi è la prima volta in realtà che parliamo. No, no, mi colpisce che dalla sintesi abbia ricavato un'analisi che dietro c'è una gran fatica di analisi dietro questo film, no? In genere poi uno al cinema passano, no? I film passano, vanno, stai sempre a controllare se esci sulla stampa. In realtà io credo che ci sia proprio il documentum che diventa un po', deve diventare memoria, no? Cioè in questo caso noi riscaviamo la memoria che dovrà diventare memoria. Per me memoria significa Erinnerung, proprio come chiude Hegel la fenomenologia dello spirito, cioè è spirito. Questo non è un film semplicemente storico, o se è storico lo è nel senso se la storia diventa spirito di un popolo, no? Quindi io non credo che ci saranno grosse polemiche da questo punto di vista. Le polemiche sono uscite quando la Rai fa il film su lotta continua, come se la rimozione in un paese fosse la strada giusta per creare un popolo migliore, no? Io credo che invece sia solo e soltanto il metodo che ci può permettere di parlare della nostra storia anche più recente. Sono passati pure i 100 anni della marcia su Roma, no? Leggevi i giornali, torna il fascismo, in realtà va letto, cioè va semplicemente una lettura, come posso dire, più lucida e razionale, senza lasciarsi prendere da quella, prima la chiamata destrutturazione, quello iato che si è creato tra spettatore e disintermediazione, termine interessantissimo, quello iato che si è creato tra lo spettatore e colui o l'istituzione che deve offrire qualcosa allo spettatore. Sarebbe molto interessante cominciare a discutere sul rapporto tra spettatore e cittadino, cioè se il cittadino spettatore è un consumatore a questo punto, no? Però non è questa la sede, o forse sì. Tra l'altro in questo film parlo anche a titolo personale, c'è anche la possibilità di avere dei chiarimenti rispetto a un decennio veramente drammatico anche per la nostra nazione. Grazie a tutti, lotta continua, regia di Tony Saccucci. Grazie.